nelle scuole di psicologia e di psicoterapia Edoardo viene molto utilizzato per esemplificare alcune patologie particolari o alcune dinamiche familiari. Naturalmente conosciamo tutti la descrizione di Edoardo, Natale in casa Cupiello per citarne uno, o il sindaco di Rione Sanità, sono delle dinamiche straordinarie e Edoardo è un autore incredibile nel mettere in chiaro le descrizioni psicologiche, molto meglio di manuali scientifici. E questi gli psicologi già lo fanno comunemente, adesso abbiamo voluto con questa iniziativa dare questo contributo alla collettività, alla città e offrire a tutti questa chiave di lettura. Lucariello, Filumena, il professore e gli altri personaggi di Edoardo scendono dal palcoscenico per entrare nella stanza del terapeuta attraverso un ciclo annuale di seminari nella sala del capitolo di San Domenico Maggiore. A partire dal prossimo 3 maggio, l'arte di Edoardo e la sua descrizione dei tipi umani e delle relazioni sarà analizzata da psicoterapeuti ed esperti di teatro, critica e letteratura, per dare un ulteriore contributo alla lettura del patrimonio di riflessione lasciato da Edoardo De Filippo. In genere, quando si fa riferimento al rapporto tra il teatro e le psicologie del profondo, il nome che viene in mente è Pirandello. Io credo che invece che nessuno come Edoardo sia espressione di questa dimensione, quindi non credo che, approfondendo questo punto di vista sull'attualità di Edoardo, innanzitutto ne aiutiamo a leggere queste pagine fondamentali, e poi credo che sia anche un modo per leggere le inquietudini e le ansie del nostro tempo e aiutare criticamente a padroneggiarle. Quindi questo spostarsi dalla scena alla stanza del terapeuta vuol dire, dal nostro punto di vista, che il disagio individuale ha in qualche modo uno sfondo sociale, quindi l'arte e la cultura servono proprio a questo, a ricordarci che spiegarsi la propria interiorità è una cosa che non può accadere se non anche in una lettura di natura collettiva.